Tra le strutture a rischio di incidente rilevante in caso di eventi sismici in Italia vanno considerati anche gli impianti chimici, strutture spesso situate in aree caratterizzate da notevole sismicità. Parola chiave, applicabile ovviamente a livello generale, prevenzione. Di questo si è parlato nel corso del convegno organizzato dall'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, nella sua sede a Roma. Un incontro ricco di esperti in materia per capire i punti base di una corretta politica di prevenzione, attuabile tenendo conto della pericolosità sismica dei siti e della vulnerabilità delle strutture industriali. Ma non solo, il convegno ha evidenziato un altro aspetto da non sottovalutare, la potenzialità che offrono le moderne tecnologie antisismiche nella progettazione ma anche nell'adeguamento di impianti esistenti. Le strutture a rischio di incidente rilevante sono distribuite abbastanza omogeneamente in tutte le regioni, chiaramente non vale altrettanto per quella che è la pericolosità sismica, che è presente soprattutto sulle aree appenniniche, cominciando soprattutto dal sud Italia. Non si tratta di lanciare nessun allarme, chiariamo, ma si tratta di informare, perché informare significa poi fare anche una buona prevenzione e anche poter mitigare meglio il rischio stesso. Sicuramente la questione impianti chimici richiede competenze abbastanza ampie, quindi più competenze, quindi un problema direi multidisciplinare, senz'altro.